Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qua per parlarvi del nuovo Nokia 3310, in questo caso in colorazione gialla. L'abbiamo visto anteprima a Barcellona, dove forse era il telefono più atteso. E oggi, oltre a raccontarvi velocemente e dire le mie conclusioni alla fine del video, vedremo quello che ci interessa a tutti, ovvero se è resistente come il predecessore. Cominciamo subito con la caduta più classica, ovvero quella ad altezza tasca. Bene ragazzi, dopo la prima caduta i risultati sono ottimi, direi. È caduto di fianco, come vedete l'unico segno è qua, ma per il resto il telefono è immacolato. Adesso cominciamo con i test un po' più, diciamo, violenti. Ora caduta ad altezza spalle. Il telefono ha superato anche la seconda caduta, direi incolume completamente. Dietro non ha nessun segno, neanche piccolo. Solo qua in alto, forse neanche si riesce a vedere la videocamera, proprio un graffietto. Adesso magari cominciamo a cercare di far cadere di schermo, così vediamo se è successo qualcosa. Intanto qua vedete che funziona tutto, fotocamera compresa, nonostante la caduta da dietro. E niente, continuiamo con la prova. Ok, adesso proviamo a farlo cadere di faccia, quindi con lo schermo verso il basso, da altezza occhi, quindi una caduta abbastanza violenta. Ok, raccogliamo i pezzi, vediamo un po' i danni in diretta. Spostiamo anche subito il treppiede, andiamo all'ombra. Ok, allora questo è il telefono con tutti i vari pezzettini. Andiamo a mettere la batteria. Finalmente si è aperto. Accendiamo. Direi che non ha neanche un danno. Display perfettamente funzionante, come vedete. Fotocamera, so che si vede male, ma è perfettamente funzionante. Diciamo che ha superato egregiamente anche la caduta di muso di faccia da un'altezza. Ecco, no, diciamo che abbiamo un piccolo segno sullo schermo. Ok, qua lo vedete, ma niente di che, sì, un piccolo solchetto, ma non va a intaccare la funzionalità. Adesso lanciamo il telefono contro il muro, velocità media, diciamo, di taglio. Ricomponiamo i pezzi, ovviamente il telefono si è aperto. Sembrerebbe aver colpito di schiena dopo una prima ricostruzione. Andiamo ad accenderlo. Scusate, la luce purtroppo è quella che è. Beh, il telefono si accende, funziona. Segni particolari, grafi particolari non ce ne sono. Andiamo dietro. Niente, nonostante il muro sia comunque abbastanza ruvido, non ha avuto segni e quindi il telefono è ancora perfettamente funzionante, solo qualche piccolo sbecco qua sul profilo laterale. È arrivato il momento del lancio lungo. Ok, ricomponiamolo anche questa volta, si è aperto, ci mancherebbe altro. Ci
Notiamo subito come si sia leggermente graffiata la fotocamera, quindi indubbiamente le foto qua saranno rovinate perché è proprio davanti al sensore. Graffi un po' sparsi in giro qua, qui. Certo, andiamo ad accenderlo. In ogni caso però lo schermo è ancora perfettamente funzionante, il display funziona, si accende, vediamo se riesco a mettere a fuoco, ragazzi. La luminosità alta possiamo già dire che la luminosità massima possiamo già vedere che non è molto alta, anzi si vede veramente poco al sole, ci sono un po' di riflessi, quindi anche questo potrebbe essere utile. Niente, per il resto andiamo sulla fotocamera, so che non riuscite a vedere, forse nulla funziona e non sembrerebbe neanche la qualità sia stata compromessa più di tanto, però sicuramente andando a vedere le foto qualcosina di peggio ci sarà. Adesso passiamo con la macchina sul telefono a circa 30 km all'ora. Stiamo riposizionando il telefono perché dopo questo primo passaggio sui 30 all'ora si è solo peggiorato un po' il graffio sulla fotocamera e tanti segni sul retro, ovviamente dovuti comunque all'asfalto molto molto ruvido e pieno di sassolini. Ci riproviamo, ora passerò a circa 60, 70, no, diciamo 50 km all'ora minimo o qualcosina in più. Vediamo cosa succede. Questa volta l'ho preso proprio bene, anche la ripresa è venuta bene, sembrerebbe. Andiamo a inserire subito la batteria e chiudiamo tutto. L'impatto è stato devastante, possiamo dire. Ero a più di 55 km all'ora, non ho visto bene, comunque abbondantemente sopra, diciamo. Ecco, niente, ragazzi. Il telefono è, possiamo dire, schiattato. Si accende, però vedete come i cristalli e tutto siano completamente andati. Anche la plastica è bella mangiata, ripeto che l'asfalto qua è super ruvido. La fotocamera è rimasta come prima, un po' più graffiata ancora. Non posso dirvi se sotto funziona perché comunque non si vede più nulla. Quindi diciamo che con il passaggio della macchina sui 60 all'ora il telefono, anche se è stato preso anche in controbalzo, è definitivamente morto. Però per concludere diciamo che vi regaliamo anche una chicca e una piccola, non so, possiamo dire una cosa all'americana. Ok, ho detto che avrei chiuso l'americana e lo farò, quindi quando si parla di America si parla di armi, quindi pistola a pallini in questo caso con pallini di alluminio, bersaglio diciamo sui 4 metri per stare abbastanza convinto di prenderlo, sperando di non beccare l'S8 che sta riprendendo lo slow motion. Andiamo a inserire, facciamo uno sparo a vuoto giusto per... Ok, e via. Bene, dopo lo sparo cosa è cambiato? Direi, boh, niente, l'ho preso qua sullo schermo e ho fatto questa crepa a stella. E vabbè, per il resto, come vedete, adesso lo vedete un po' meglio qua, completamente mangiato sugli spigoli, fotocamera anche non se la passa benissimo, crepata anche lei. Dietro, nonostante tutte le botte, è rimasto comunque abbastanza integro. Batteria funzionante, quello sì perché si accende. Quindi dai, a parte i cristalli liquidi dopo la macchina passata sopra, direi che si è ricavata abbastanza bene. Eccoci alla fine, direi che il telefono ha superato a pieni voti il nostro crash test, perché comunque ha resistito alle cadute, ai lanci. Solo il passaggio in macchina a 70 all'ora sopra praticamente lo ha distrutto. Anche la pistola a pallina ha resistito abbastanza bene, comunque la pistola ha fatto il suo, devo dire. E niente, quindi promosso da questo punto di vista. Per il resto facciamo una velocissima recensione, direi che l'unico punto a favore è la batteria che dura veramente un sacco, direi anche una settimana con un utilizzo medio, ma questo perché di fatto le funzioni sono pochissime. Può solo chiamare e mandare messaggi MMS perché per il resto internet non c'è, non possiamo comunque non possiamo girare video in full HD, non possiamo fare tutte le cose che si fanno con uno smartphone, il che rende il telefono abbastanza inutile. Se facessero una versione
così, con lo stesso design, form factor, leggerezza e bellezza anche, però con la possibilità di internet, di WhatsApp e tutto il resto, sarebbe indubbiamente un prodotto valido che acquisterei anche per qualcosa di più di 60 euro senza problemi. Comunque direi che possiamo concludere qua il video, adesso faccio un bel lancio per chiudere in bellezza e niente, ciao!